Avanti con le premiazioni, però sempre no. Rimanendo in tema di rivelazione, noi vorremmo chiamare con noi sul palco Giorgio Minisini, Manila Flamini e Mariangela Perrupato. Riceveranno un piccolo omaggio, duo misto del nuoto sincronizzato, per la prima volta a Kazan ai campionati del mondo ci sarà questa gara e il nuoto sincronizzato non sarà solo per donne. Nuoto sincronizzato che fino adesso è stato soltanto uno sport di donne, da quest'anno ha anche una presenza maschile, quindi noi insomma siamo stati lieti di invitarli e di voler riconoscere loro un piccolo in bocca al lupo per quest'estate, perché poi sappiamo che è un duo molto forte. Sì, sì, ci stiamo preparando veramente bene. Per me nuotare con loro due è incredibile, fin da bambino li guardavo e diciamo che sono il punto di riferimento nel sincronizzato italiano, quindi ritrovarmi a fare il doppio con loro è un grande stimolo e ringrazio per questo omaggio che ci fate, lo prendiamo come uno stimolo per allenarci ancora più intensamente e preparare al massimo questi mondiali. Vabbè, questa c'è differenza fra allenarsi con un uomo e allenarsi invece solo con le donne? Chi risponde? Ops, aspetta che qui abbiamo sempre il filo. Sicuramente sì, dopo tanti anni di allenamenti solo tra donne, comunque è qualcosa di nuovo. Come avete fatto la ragazzo. Ola quando avete visto, finalmente. Sì, 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 poi comunque ci sono molte possibilità di prendere la medaglia anche al mondiale, quindi ci stiamo allenando per quello. Per questo. Bene, bene. E come sono? Lo chiedo, come sono? Sono disciplinati i ragazzi? Sono più disciplinate le femmine? Lui tantissimo. Ma si vede, perché lui è proprio il... Sì. Sì. Poi è un'esperienza nuova, quindi insomma lo scopriremo ai prossimi mondiali. Il ragazzo si farà. Sì. Va bene. Salutiamo anche l'allenatrice. Diamo un pensiero anche Rossella. Per lui. Perché, eccolo qua. Arriva. Se l'erano dimenticato. Bella. C'è una prima pagina del Corriere dello Sport. Fammi un vedere. Ricordo del Corriere dello Sport, il nostro media partner che quest'anno ha compiuto i 90 anni. E quindi questa è la prima edizione, la primissima pagina della prima edizione del Corriere dello Sport. Una vittoria di Ascari in un. Quindi speriamo insomma che sia un porta fortuna per quest'estate. In bocca al lupo ragazzi. Allora salutiamo anche la vostra allenatrice. Rossella Pibiri. Certo Rossella, esatto. E poi Pamela Schirru che consegna una targa. Ma l'abbiamo già data noi. Grazie Pamela. Va bene. Al posto di Pamela. Bocca al lupo, ciao, grazie.